Nella storia della coralità nuorese, una donna è stata investita dell'incarico di dirigere un coro maschile. Si tratta di Paola Puggioni, che recentemente è stata nominata direttore del coro Soscanarios di Nuoro. Un ruolo prestigioso e impegnativo, come racconta in questa intervista Paola Puggioni. Sentiamola. Paola Puggioni da qualche settimana ha assunto l'incarico di direttore del coro Soscanarios di Nuoro. È la prima volta che una donna assume in un coro di Nuoro questo importante incarico. Prime sensazioni di questa nuova esperienza? Beh, sicuramente ci ho messo un po' ad accettare proprio per questo motivo. Ero un po' perplessa perché non si era mai visto a Nuoro una donna che dirige un coro maschile. Però, insomma, loro sono stati tanto carini e mi hanno attratto anche per la bellezza delle loro voci e sul fatto che veramente sono appassionatissimi di quello che hanno sempre fatto, che lo fanno da 40 anni. E quindi io ho sempre fatto la cantante, la cantante classica, solo che man mano che passa il tempo mi piace anche sperimentare altre cose e quindi in qualche modo loro mi hanno convinto proprio per questo motivo. Quali saranno i prossimi passi? Lei all'inizio di questa esperienza, come procederà il lavoro? Dovrò studiare tanto perché chiaramente è anche un genere un po' nuovo per me, anche se, insomma, anch'io sono nata a Nuoro, ho vissuto a Nuoro, quindi i cori li ho sempre conosciuti, già dal vecchio coro di Nuoro sino ai vari Barbagia, Ortobene, eccetera. Però non mi sono mai soffermata sulla musica proprio sarda, con i testi sardi, e quindi io dovrò chiaramente studiare per dare a loro il massimo. Verrà proiettato domani sera alle 21:30.